paesi periferici sulle quali c'erano delle, diciamo, disomogeneità strutturali, la Spagna, la stessa Italia, hanno fatto i conti di casa, ha portato, diciamo, ha ridotto fortemente il suo saldo delle partite correnti, lo stesso ha fatto l'Italia, ma è stata negativa o positiva, secondo di poco. La Grecia ha imposto per i salari del 25%, pensate che nello stesso periodo in Germania sono aumentati del 10% questi salari. Quindi, esattamente i compiti a casa li abbiamo fatti. L'Unione Economica Europea più 11%, 6-7%, è che l'economia reale oggi non ha ancora. Perché questo è un tema, ho messo questo titolo nel pieno della crisi dello spread, perché il tema della crescita è, perché a livello politico europeo la mancanza di crescita e quindi la classe sociale a sbarcare un mare comunque ad avere un'attività economica prospera, crea un tema di radicalizzazione di euroscetticismo a livello europeo che va a impattare fortemente su quello che è il disegno europeo. Diciamo, e questo chiaramente impatta anche in termini di sostenibilità del debito.